Buonasera a tutti qui dallo stand Visa, siamo in presenza di Matteo Giordano, Innovation Strategic Partner di Visa Italia, che ci mostrerà tra le tante una tecnologia di Visa particolare, un anello che funziona. Sì, qui parliamo di tecnologia contactless. Noi tutti siamo abituati ormai a pagare utilizzando la carta contactless. La stessa tecnologia si può replicare su altri dispositivi, altri oggetti, quelli che portiamo con noi ogni giorno. Quindi per esempio un portachiavi, questo portachiavi funziona esattamente come una carta contactless, la posso avvicinare al POS e pagare il caffè quando non ho il portafogli con me. E la stessa cosa per questo anello, adesso vi mostrerò come è possibile pagare con un anello, non so, metto un euro su POS e poi semplicemente avvicinando la mano, ecco, vedete che ho pagato in maniera veloce, facile e sicura. Ecco, in questa prospettiva, oltre alla velocità, qual è l'elemento distintivo che permette anche in termini di sicurezza di favorire la transazione? Sì, la tecnologia che c'è alla base di questo prodotto è la medesima della carta, quindi è certificato da Visa, è una tecnologia che ormai viene utilizzata tutti i giorni ed è assolutamente sicura. Noi abbiamo riportato gli stessi standard di sicurezza della carta sull'anello, in modo tale che insieme alla velocità, alla praticità, ci sia anche un elevatissimo livello di sicurezza. Ecco, ringraziamo Matteo Giordano, ma vi diciamo che il tour all'interno dello stand Visa non finisce qui, ci mostrerà altre tecnologie abbastanza innovative, insomma. Sì, non finisce qua assolutamente, adesso andremo a vedere altre aree del nostro stand e sempre che riguardano innovazione e nuovi modi di pagare. Che cosa c'entra Visa con la realtà virtuale? Sì, qui siamo nella realtà virtuale. Prima vi parlavo di come Visa sta lavorando a nuove esperienze di pagamento che riguardano la tecnologia. Sicuramente la realtà virtuale è un mondo in grande evoluzione che rappresenta anche un'opportunità per fare nuove esperienze e anche esperienze di acquisto. E quando c'è l'acquisto, quando c'è il pagamento, ecco che noi stiamo lavorando per creare delle esperienze di pagamento facili e sicure anche in un contesto come quello della realtà virtuale che adesso andremo a rappresentare. E direi che il modo migliore per spiegarvelo è davvero farci raccontare che cosa sta vivendo lui in questo momento nel suo mondo virtuale parallelo. Ecco, lo andiamo subito a fare. Noi come social reporters abbiamo incaricato Marco di provare questa tecnologia e di raccontarci davvero che cosa sta vivendo. Cerca di essere ovviamente dettagliatissimo, siamo curiosi. Allora, in questo momento mi trovo davanti a un palco e posso selezionare tre diversi eventi musicali solo con l'utilizzo dello sguardo, avendo un puntatore e fissando un punto specifico. Adesso ho selezionato un evento rock, mi ritrovo sollevato da terra con una visione totale dello scenario, di tutto lo stadio, e posso andare a selezionare esattamente le varie tribune avendo indicato anche il relativo prezzo. Provo a selezionare. Ok, selezionato i posti davanti. Ora mi trovo nel posto che ho selezionato e ho una visuale completa di dove ipoteticamente mi troverei se acquistassi questo biglietto. A questo punto acquistalo. Confermo l'acquisto. Marco ha acquistato il biglietto, attenzione. Okay. Adesso mi mostra anche i gadget relativi all'evento, quindi posso anche acquistare eventuali cappellini, magliette o borracce con il logo dell'evento stesso. Proverò a comprare il cappello. Ok, ora mi ritrovo davanti al menu con tutte le scelte che ho effettuato, quindi l'evento, la posizione nell'evento e il gadget. Confermo l'acquisto grazie a Visa. Mi dà il totale speso. Enjoy the show. Ok, hai pagato.
È incredibile come in questa immersione totale siamo stati anche noi curiosi, non avendolo mai provato, di capire che cosa stava succedendo. Ultima grande innovazione qui dallo stand Visa è il Pay from Smart Home, una modalità di pagamento per quella che è la casa del futuro. Matteo ci dice la casa del presente. Di cosa si tratta? Sì, siamo nel mondo della casa connessa e qui abbiamo con noi il dispositivo Alexa, che è il dispositivo di Amazon, che è basato su intelligenza artificiale e che ci dà la possibilità di fare delle esperienze, delle azioni sfruttando il comando vocale. Quindi noi abbiamo realizzato questo proof of concept, questo prototipo, che consente con il comando vocale di fare diverse cose, tra cui avere accesso al proprio conto corrente, chiedere il saldo e perfino inviare denaro ad un altro cliente, semplicemente con il riconoscimento vocale e i comandi vocali. E stiamo lavorando per rendere, questo ovviamente è ancora un prototipo, stiamo lavorando per rendere questo prodotto commerciale e per poter utilizzare quindi i comandi vocali per fare acquisti e pagamenti sempre con la tecnologia facile e sicura di Visa. Non è ancora sul mercato? Questo è ancora un prototipo e ripeto, questo è il prodotto di Amazon, ma stiamo lavorando con i nostri clienti, i nostri partner per renderlo disponibile sul mercato quanto prima.